se avessi male la gente dice, ma questo chi è? Beh, io sono arrivato lì, li ho guardati in faccia, ho capito chi ero e ho appunto lì è scattata una cosa straordinaria, che sono i meridionali, riescono ad avere l'arte di arrangiarsi, di capire. Io sono Tony Morbido, ho un carisma enorme. Ciao, faccerine, a ballo! Il mio era andiamo, facciamo, devo farci, devo riuscire. Questo era importante per me. E mi sono inventato quella famosa arte sicilianesca di arrangiarsi, questi siciliani che nascono già a 7-8 anni, già sono uomini, non sono bambini, allora eravamo uomini. E io per la mia volta vedevo queste grandi miti, queste grandi personalità, feci una corsa enorme, arrivai davanti a Monicelli e gli disse in romanesco, in romano, in italiano, non mi ricordo bene, disse, ma se non facevo così, a me quando è che mi vedevi? Beh, e lui si mise a ridere e mi ha preso. Appena sono uscito dalla porta, se lo sono messo subito a ridere, mi ha chiamato il castellano e mi disse così, ti premio perché sei uno sfacciato, sei un figlio della mignotta, detto in romano. E io ho fatto il film di innamorato pazzo. E io anche lì, come fece con Monicelli, gli disse Corbucci, magari fosse un regista Corbucci. E uno, poveraccio, così, si è messo a fare regista. Non so come gli hanno dato la possibilità di fare il suo regista. Poi mi rivoltai proprio a Corbucci e a Mendola, dico, oh, anche due, ma non mi piglia Corbucci, perché siete brutti, capito? Azione, io facevo, gente mi quando fa un prisma, fa qualche cosa, vedevo che si guardavano tutti facevano, ma che lingua parla, quello faceva, speak English, yeah, speak English, italiano, romano, milanese, yeah, wow, pulpo. Gli amici sono bravi e belli quando non hai più bisogno. Vogliamo parlare dell'ultimo film? L'ultimo film io l'ho scritto pensando proprio a un qualcosa di straordinario, di quelli che non escono ma non si parla. È come se fossero in mondo ognuno per conto suo. Parlano attraverso il cellulare, comunicano col cellulare, mangiano col cellulare, stanno col cellulare, non c'è più il dialogo tra loro e vivono nella noia più totale. Un film sulla bugia, sulle cose, è un film che veramente toccherà il cuore.